Campania o Lombardia, che cosa deciderà? Beh, sarà decisivo, decisivo per tanti versi, perché la legge elettorale che abbiamo è una legge elettorale, come sappiamo, per cui vincere il Senato in Campania, per esempio, o perderlo, per il PD vuol dire 10 senatori in più o in meno, in Lombardia 14 senatori in più o in meno. La sostanza è che per il PD questo vuol dire avere più forza per poter governare. Se noi vinceremo le elezioni sarà importante avere le condizioni per poter poi governare, non soltanto vincere. Ed è questo quello che stiamo cercando di fare in questo momento, convincere nelle regioni chiave, la Campania, la Lombardia e la Sicilia, che se il PD vince è bene dargli la forza per riuscire a governare senza dover subire ricatti. Il polso che io ho in questo momento è positivo. Vedo che sta scattando in molti la comprensione del fatto che questo è un confronto tra Bersani e Berlusconi. De Magistris, Ingroia, le stesse liste centriste sono contorno, non che siano non importanti, non voglio sottovalutare, ma dico che può vincere soltanto Berlusconi o Bersani, non è che possono vincere altri, e quindi alla fine bisogna che gli elettori si rendano conto di questo schema e decidano chi vogliono far vincere, se noi o Berlusconi. Grillo però riempie le piazze, che pensa? È preoccupato il PD? Grillo riempie le piazze, le riempie anche Bersani. Ieri a Milano c'era una piazza gremita, sono convinto che giovedì pomeriggio a Piazza Plebiscito a Napoli ci sarà una piazza stracolma per Bersani e per noi. Il fenomeno Grillo è legato alla negatività dei messaggi della politica normale. Se la politica normale, come in questa campagna elettorale, dà messaggi, promesse irrealizzabili, assurde, una lingua che non parla il linguaggio della verità, e se, soprattutto se il paese è pieno di scandali finanziari, tangenti, è ovvio che la gente finisce per votare Grillo senza stare a vedere i difetti di Grillo, che sono tanti, perché Grillo è uno col quale non si può fargli domande e avere risposte, non dialoga e non discute con i cittadini, non va in televisione a farsi fare domande, perché ha un'idea del verbo che cala dall'alto, che io credo sia un'idea che la gente deve riflettere prima di dargli il voto e di dargli tanta forza. Comunque andrà questa tornata elettorale, secondo lei costituirà, darà una svolta a questo paese che insomma sta vivendo momenti difficilissimi? Beh, il paese ne ha bisogno, e c'è bisogno di 5 anni in cui le cose si possano fare, in cui l'Italia possa decidere, in cui, come noi proponiamo, le tasse sul lavoro un colpo all'anno per 5 anni possano ridursi e possa esserci quindi stimolo per l'imprenditore ad assumere e il lavoratore ad avere più soldi in busta paga. Bisogna che in questi 5 anni ci sia una lotta senza quartiere contro l'illegalità, contro la criminalità e contro tutto ciò che è evasione fiscale, l'opposto delle cose che Berlusconi sta proponendo in questi giorni. Anche oggi ha fatto un'altra tirata sostanzialmente a lisciare il pelo all'evasione fiscale. Io credo che ci sia veramente da porre la cosa in termini di dire: oggi ci sono due alternative davanti, gli italiani scelgano.